Ok, perfetto. Siamo in diretta con Pippo Gedi e Daniele Di Rubbo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sto usando il mio canale YouTube, poi riporterò questo video sul canale di Geek on the Wall dove voglio riportare i playtest dei giochi che faccio, un po' per farli vedere, un po' per avere un registro, un po' per magari lanciare una buona abitudine di farli vedere, così li si fa, così li si commenta, così si vede anche come cambiano i giochi, se uno ha la pazienza di stravedere cosa è cambiato da un video all'altro. Playtestiamo. Innanzitutto ringrazio Pippo perché è stato l'unico che ha risposto alla chiamata per playtestare il gioco. Diciamo, il problema dell'orario non era in questo caso indifferente, quindi diciamo, io però, essendo uno degli organizzatori della PlayTestCon, mi sono tenuto più possibile libero in questi giorni in modo da aiutare chi ha problemi a far partire il proprio playtest a farlo. Quindi, mancando solo io, eccoci qua. A onore del vero dico che qualcuno mi ha contattato anche in privato dicendomi che sarebbe stato interessato a playtestarlo, ma che non poteva perché aveva già altri impegni. E vabbè, fatto sta che penso che lo porterò alle prossime convention. Magari vedo perché ho altra roba che mi preme finire. E così ci sarà occasione, insomma. Per quelle persone lo porto di sicuro perché me l'hanno chiesto, mettiamola così. Bene, bene, bene. Ho già fatto un playtest da cui sono emerse diverse cose interessanti. Avevo intenzione di incorporarle nel testo aggiornato, non ho potuto farlo per problemi personali, diciamo così, sono buone ragioni, però aggiornerò Pippo che teoricamente, cioè, no, teoricamente, in pratica l'ha già letto perché era neanche a farlo apposta mio recensore al Game Chef. Esatto, e mi avevi gabbato perché io non ci avevo minimamente pensato che fossi tu sotto mentite spoglie. E da questo punto di vista ti ho fatto una recensione assolutamente onestissima. Ma in Poi non effetti, solo no. da solo, ovviamente, c'era anche la Beatrice perché noi abbiamo fatto eravamo un team di due e in realtà anche a lei è interessato molto. Insomma, abbiamo trovato il gioco, l'idea molto interessante, anche se, vabbè, essendo una prima idea, c'è ancora un po' da lavorarci, come ovvio, sarebbe strano al contrario. Eh sì, tant'è che siamo qui anche per quello, soprattutto per quello, dai. E cosa volevo dire? Ah sì, magari spendo due parole su questa cosa. Allora, il gioco l'ho presentato sotto pseudonimo e fuori concorso a Game Chef Pomarola Edition 2018 per una ragione molto semplice che dico solo nel caso qualcuno guardasse il video e si chiedesse come mai. Perché sono un giudice della giuria italiana, di conseguenza non è opportuno, cioè di sicuro il gioco non può essere in concorso perché poi dopo, se per caso mi votassero, dovrei valutarmi il gioco da solo e non è corretto. È presentato sotto pseudonimo perché non voglio mettere pressione ai recensori, perché se sanno che sono un giudice, magari, cioè, insomma, si fanno dei problemi che non voglio che si facciano. Per cui Chiaro. anche l'anno scorso ho seguito la stessa filosofia, d'accordo con gli altri giudici. Per loro, anche per loro è stata una sorpresa, perché io né l'anno scorso né quest'anno gli ho detto che avrei partecipato. Però diciamo oramai il meccanismo era rodato, per cui quest'anno è stato, non è vero che è stato meno problematico, ma per un'altra ragione, cioè abbiamo dovuto cercare un altro recensore e non è stato facilissimo. L'anno scorso è stato più semplice, ecco. Altre cose da dire, è un gioco per due persone, che parla di una storia d'amore finita, di una persona che vuole dimenticare l'altra, la dimentica, l'altra persona scompare del tutto dall'esistenza. E il protagonista ha 5 giorni per capire, man mano che recupera i ricordi della persona che un tempo amava, se vuole tornare a ricordarla nonostante tutto. Si intitola Non ti scordar di me e direi che passiamo subito alla premessa. La ripeto giusto per amor di completezza. Il giocatore aveva una storia d'amore con X, X è la persona dimenticata. X non può essere morto, semplicemente la storia d'amore è finita, non importa chi ha voluto troncarla, quello che conta è che X, che il protagonista, ha sofferto per questo, al punto di voler dimenticare l'altro. Queste sono cose emerse dal primo playtest, tra l'altro. Un giorno il protagonista si sveglia e non ricorda più X. Non solo non ricorda più X, X è proprio scomparsa dal mondo come se non fosse mai esistita. Non lo ricorda nessuno. A lui rimane solo un barlume di ricordo, come se gli mancasse qualcosa.
E il protagonista è consapevole delle regole del gioco, ossia che ha 5 giorni, dopodiché i giochi saranno fatti, non sa null'altro come funzionerà, solo che ha 5 giorni per capire se vuole ricordare davvero X e la storia d'amore. Ok, passiamo a fare quello che dobbiamo fare. Abbiamo un, come si dice, un foglio online che replica il tavolo di gioco. Dobbiamo stabilire, ok, qui spiego tutto. Dobbiamo stabilire innanzitutto dove e quando vogliamo giocare. Questo è proprio una discussione a tavolino, nel senso, ah, a me piacerebbe giocare in Australia nel 1983, boh, non lo so. Allora, io dico la mia, io sarei ovviamente per, cioè ovviamente, io sarei per fare una cosa sul contemporaneo, perché mi dà l'idea che sia più facile relazionarsi a quello che avviene ai personaggi, e che magari uno deve essere magari più appassionato di storia medievale per fare una cosa, non dico la Giulietta e Romeo, però ambientata magari in quegli anni, che immagino si possa fare, però magari almeno per me può essere più complicato, ecco. Sì, sono d'accordo con te, per me va bene. Pensavo di aggiungere tra l'altro al testo: se avete dei dubbi, giocate ai giorni nostri, nel vostro paese, appunto. Perché è la scelta più scontata. Nel primo playtest abbiamo giocato nel 2018 negli Stati Uniti, però. Ok, vogliamo provare a farlo in Italia allora, tanto per vedere come viene? Per me va bene. Ok, va buono. Magari visto che siamo di città differenti, evitiamo di prendere una delle due, prendiamole una che sta nel nostro immaginario, boh, non so, sicuramente si può prendere, ne so, Roma. È grande, ci sono tanti posti, può succedere tante cose. Io non la conosco benissimo, però un pochino, non so te, e quindi se possiamo prenderci delle licenze, diciamo, poetiche all'occorrenza, senza doverci sentire di tradire quel quartiere o il panettiere sotto casa. Sono d'accordo con te, conosco Roma più o meno come te. Una cosa che dico è che se abitate nella stessa città, forse è una cosa buona ambientarla in quella città e probabilmente vale la pena di seguire il consiglio di Pippo, cioè se non abitate nella stessa città, scegliete una città che più o meno è nel vostro immaginario comune. Non vedo così importante il realismo riguardo alla città scelta, a meno che non abitiate tutti e due in quella città, in quel caso viene naturale, nel senso applicare un po' di realismo, nel senso. Sì, Ok, quindi nel 2018 a Roma per me va benissimo. Ok, dobbiamo passare anche dai personaggi. Qui diventa fondamentale decidere i ruoli. I ruoli sono due, la memoria e l'oblio. La memoria gioca il protagonista, l'oblio gioca X. Le autorità narrative sono... allora, la memoria ha autorità narrativa su il protagonista. Dice come appare, cosa pensa, cosa fa. Tutto quello che lo riguarda. L'oblio ha autorità narrativa su X, non può dire come appare se non seguendo le regole del gioco, però lo può dire cosa pensa, come agisce, cosa dice, eccetera. Il resto del mondo è praticamente autorità condivisa, cioè chi se la prende la tiene. Vale la regola del prendi un testimone e lo passi, cioè non ti parli addosso da solo. Dai un accenno, ma se vuoi interagirci tu lo scarichi all'altro giocatore, magari per non lasciarlo spaesato, dandogli un'indicazione o due su quello che pensavi, ecco. Ho visto, cioè, altri giochi funzionano così, tipo mi viene in mente Abnormal di Avery Alder, ma non solo, ecco. Forse in parte anche Stay With Me, anche se lì le autorità sono più nette. O meglio, non è che sono più nette, che chi gioca l'antagonista di fatto autorità anche sul mondo per lo più, ma non è vero perché c'è sconfinamento, però insomma è un'autorità abbastanza condivisa nei giochi per due. E chi sceglie di fare la memoria teoricamente è colui che gioca un personaggio già completo dall'inizio, è colui che dovrà giocare con più empatia probabilmente, è colui che forse può avere più bleed. Così, insomma, chi invece gioca l'oblio ha un ruolo, si muove un po' più, diciamo,
nell'andare a stuzzicare, fa l'avvocato del diavolo, tra virgolette, va a vedere situazioni interessanti, va a vedere come reagisce il protagonista, e poi ovviamente deve cercare di giocare X come una persona che si possa amare e odiare al contempo, a seconda dei momenti. Ok, curiosità, nel playtest precedente, dato che c'eri sempre te, quale dei due ruoli hai fatto? Ho giocato l'oblio. Ok, a me starebbe bene giocare l'oblio, mi farebbe piacere, e se anche a te va bene, così te prendi l'altro ruolo e lo playtesti di persona, non so come dire, va bene, se ti torna. E comunque a me di partenza mi interessava più fare l'oblio, questo così, a pelle. Okay, allora, benissimo. Quindi, cioè, nel senso, a me nei pretesti è abbastanza indifferente, però ha senso quello che dice Pippo, nel senso, la volta scorsa ho giocato l'oblio, stavolta gioco la memoria. Ok, andiamo avanti. Allora, modifica rispetto alla prima versione. Ok, modifica rispetto alla prima versione, che per, appunto, per ricordarlo a chi magari ci segue, è quella che ho letto io due o tre volte per fare la recensione, quindi ora non l'ho imparata a memoria perché non avendoci giocato, poi non è che uno si ricorda i dettagli, però immagino siano cose importanti. Vai, dimmi tutto. Più volte di me. È una questione che riguarda in realtà meccanismi di sicurezza messi giù in maniera più elegante. Allora, okay. Nessuno dei due protagonisti può avere più di 14 anni, scusa, meno di 14 anni. Ok. Nessuno, proprio in assoluto, e le età si stabiliscono subito e assieme. Ok. Questo evita di fatto che ci sia una storia tra un maggiorenne e una minorenne o viceversa, senza che i due siano d'accordo. Evita che ci siano storie tra due adolescenti senza che i due siano d'accordo e così via, insomma, già un terreno buono sul quale partire senza doversi trovare a metà gioco praticamente con uno sgambetto inaspettato e senza poterci fare nulla. Certo, anche perché mi viene da pensare subito che chiaramente essendo una relazione affettiva, l'età delle due persone è una cosa fondamentale in come ci si aspetta che si sia evoluta e tutto il resto, in qualsiasi cosa questo voglia dire, insomma, sia che siano età simili che differenti o i vari gradini, diciamo, della vita, quindi mi sembra una cosa assolutamente assolutamente utile, ecco. Allora, due cose, visto che nella recensione mi chiedevi le fonti di ispirazione e citavate Semilasci di Cancello, che in inglese si intitola Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che è tipo una citazione di Shakespeare. Ok, questo gioco non si ispira a quella fonte, ma si ispira più che altro, cioè la fonte primaria di fiction è l'ultima stagione di Teen Wolf. C'è un personaggio che scompare dall'esistenza e c'è tutta la stagione in parte una ricerca della sua esistenza. Non so se l'hai vista. Guarda, caso vuole che abbia incominciato a riguardarmi tutto Teen Wolf inizio settimana scorsa, giuro non l'ho fatto apposta, e sono arrivato alla seconda stagione, e però mi ero fermato a suo tempo alla terza, quarta, quindi faccio piano con lo spoiler sulla sesta, anche se non è questa opera letteraria di grandissimo livello Wolf, quindi se mi fai qualche spoiler non è che me la prendo, insomma. Allora, proprio per non fare spoiler, ho detto un personaggio scompare. Però sappiate che la fonte di ispirazione in fiction, la vera fonte di ispirazione è quella. Cioè, ok. Proprio, all'inizio volevo fare un gioco sugli adolescenti, ma poi dopo mi sono detto, ma perché devono essere per forza adolescenti? Perché in parte, semmai un'altra fonte di ispirazione ruolistica è stata anche Memento, che è il gioco di Marco Andretto e Anna Copranzelas, che presentarono a Game Chef 2014, dove lì si giocano dei teenager proprio d'ambientazione. Ma poi dopo mi è venuto in mente appunto altri esempi, tipo appunto Se mi lasci ti cancello, per cui ho pensato meglio trascendere. Sì, okay, sì, ma decidiamo l'età, cioè sono proposte, dobbiamo essere d'accordo tutti e due su tutte e due le età. Hai proposte?
Ma se mi dice, se mi parli di adolescenti, a me il team drama ce l'ho qui in testa, quindi poi per me va benissimo, facciamo la storia team drama e diventa subito una cosa super guepposa ed è bellissimo, va bene. Io ci sto, però Allora, dimmi te, magari hai voglia viceversa di cambiare o provare con personaggi più adulti, perché ovviamente a essendo un me playtest, interessa. seguiamo un po' quello che dici anche tu, ovviamente. Nel primo playtest le regole funzionavano in maniera diversa, le età erano emergenti, i protagonisti hanno finito per avere 22-23 anni. Ok, quindi Per un po' me più va bene grande. fare una cosa tra teenagers, Ok. nel senso butterei lì anche tipo magari 17-17, magari così non sono troppo piccoli. Sì, ok, bene, Ok. un 17-17, perfetto, coetanei. Allora, una cosa importante. A questo punto tu hai una scheda, che è quella con sopra scritto X. Se guardi Ok. bene, hai delle cose scritte con inchiostro praticamente dello stesso colore dello sfondo, Ok. sulla scheda. Sì. In realtà è Sì, scomodo, ti vedo. conviene più che altro segnartele su un blocco note, perché sennò tutte le volte che lo evidenzio lo posso leggere. Ok, avevo un blocco note in cui sto prendendo appunti anche per Bravissimo. guardarti cose, quindi ne prendo un secondo perché sono pieno di block notes per ogni dove e lo userò come scheda. Quindi uno Ah, per gli appunti e uno come scheda. ok, io la volta Lavoro. scorsa usavo quello di Windows. Però fondamentalmente tu non devi scrivere nient'altro a parte l'età. Questo è anche per un'altra ragione. Avevo fatto un paio di conti a mente e avevo detto, ah sì, 5 dettagli più il nome, quindi alla fine del gioco noi sappiamo i dettagli anche di X, ma vanno portati in scena nella scena dopo. C'è un solo problema. Se io rivelo l'ultimo dettaglio alla fine dell'ultima scena, quando cazzo lo porto in gioco, visto che non giochiamo più? Per cui così facendo si toglieva il problema della rete di sicurezza sull'età e oltretutto si evitava che un dettaglio venisse introdotto a cazzo di cane senza poi dopo farlo vedere. Oltretutto è Ok. molto difficile far vedere l'età perché una regola vieta di dichiarare in maniera asettica i dettagli. Cioè non posso dire, ah sì, è a 17 anni. Devo dire tipo, ah, portano in tavola una torta con 17 candeline. Cioè ci sto girando attorno, non lo sto dicendo direttamente, ma lo faccio vedere a schermo. Ok, quindi show don't tell in generale. Esatto, show don't tell per quanto riguarda i tratti descrittivi dei personaggi, che possono essere per i personaggi protagonisti solo inerenti alla loro descrizione fisica, perché devi scoprire come sono fatti dentro giocandoli. Allora, devo Ok. scegliere il nome e allora a questo punto mi chiamo Claudia, toh. Tu invece non lo devi scegliere, poi devo scegliere tre dettagli fisici, direi che... Adesso te la butto lì. Allora, veste spesso con gadget. Oddio, gadget. Non riesco a scriverlo. Tistica. Skyrim. Toh. Mi sa che ti ho perso un secondino qualche parola, ho sentito tipo gadgetistica e basta. Di Skyrim. Tipo la maglietta di Skyrim, i Veste bracciali di spesso con Skyrim. gadgetistica di Skyrim, ok, adesso ho capito. Per Bene, il resto bene. direi che ha capelli lunghi e biondo naturale. E cosa diciamo? Buttiamoci anche gli occhi. E gli occhi verdi, molto belli. Toh. Non puoi dire che è brutta. Non l'avresti detto comunque. Ok, hai ripeto, fatto quindi. un Ho po' un sogno bagnato nerd e va bene, fatto un ok. sogno bagnato nerd. Toh. Gioca persone che ti piacerebbe amare. No, allora. E questo vale per molti giochi. Quindi a 17 anni. Veste spesso con gadgetistica di Skyrim. Ha capelli lunghi e biondo naturale. E biondi naturali, vabbè, sì, insomma. No, il colore. Mi sto incartando sulla lingua stasera. Ha degli occhi verdi molto belli. Perfetto. Io ho fatto quello che dovevo, ossia stabilire il nome, l'età, il genere, che non ho scritto, ma è F. O meglio, sarebbe donna.
perché l'identità di genere non il sesso biologico. Veste spesso con gadgetistica di stari, ma capelli lunghi bio naturale, degli occhi verdi molto belli. Sono tre descrizioni estetiche. Ok. Invece X non lo deve fare perché emerge di atto in atto, di scena in scena, possiamo dire Ok, così. quindi per adesso l'unica cosa che io ho segnato, perché l'abbiamo deciso assieme, è l'età, 17, perché quello lo devo fare per forza, Esatto. e poi per il resto sono tutte caratteristiche emergenti che verranno fuori via via. Esatto, per la precisione, alla fine di ogni atto ne deciderai una e nell'atto successivo dovrai cercare di farmela vedere. Ok, va bene. Lo stesso vale anche per me. Questa è una modifica rispetto alla prima versione del regolamento. Ok, Non incredibile. era detto di far, cioè era detto in realtà per X, ma non per, o meglio, per l'oblio, ma non per la memoria. C'è Francesco Zanni che ci saluta, lo saluto anch'io. Ciao. Non era detto però, la ragione per cui ci sono questi tratti descrittivi è che se no altrimenti per esperienza i personaggi non si visualizzano. Ovviamente X non si deve visualizzare, fa parte dello scopo di questo gioco, invece il protagonista si deve visualizzare fin da subito. Però poi dopo alcuni dicevano, ma una volta che sono messi lì si fa fatica a portarli in gioco. Bene, quindi una volta per atto ricordati di farlo vedere. Far vedere Ok. qualcosa in modo tale che non rimanga soltanto sulla carta. Per Ok. te è facile perché fai vedere quello che hai deciso nell'atto precedente, fondamentalmente. Sì, È come ok. se per me, che gioco il protagonista, il ricordo di X, man mano che si va avanti, prendesse consistenza. Di fatto, Ok. lo Mentre vedremo. scompare prende consistenza, mi piace questa cosa. Sì, cioè di fatto è già scomparso, ma tu hai 5 giorni per capire se vuoi veramente ricordarlo. Quindi man mano che va avanti, è come se girando per la tua esistenza, vedessi quasi in trasparenza cose che ti ricordano X che stanno scomparendo. Ok. Saluto anche Nicola Robinati. E in qualche modo afferrandole, trattieni per mano quelle cose che ti fanno ricordare X. E però queste cose ti portano anche ricordi. Questi ricordi sono per forza di cose sia tristi che felici. E alla fine di ogni atto tu tracci un bilancio, cioè io nella fattispecie traccio un bilancio che mi fa dire sì, ma tutto sommato tra i due ricordi che ho avuto, questo mi pesa di più, cioè è più importante per me. Questo incide in parte sul finale. Quindi ho già spoilerato come funziona più avanti. Ok. Il gioco si protrae per 5 atti. Gli atti sono semplicemente delle sequenze narrative. Potrebbero essere una sequenza in una serie TV, in un film. Possono anche essere una semplice scena, ma in realtà non possono essere una semplice scena perché ci sono due ricordi dentro che di fatto cambiano la scena. Per cui si chiamano atti per questo, perché in qualche modo scandiscono il gioco. All'inizio di ogni atto, a partire dal primo, dobbiamo scrivere due luoghi. I luoghi possono avere anche un minimo di descrizione, per dire posso dire un ponte che fa un po' schifo ma funziona. Molto meglio è per dire il ponte sul lago dal quale si vedono i cigni. Pam, così. Ok. Fare più di questo è eccessivo. Allora, i ricordi possono implicare cose su X, scusa, sul protagonista, mi confondo sempre. Cioè, per esempio, posso dire l'associazione dove hai festeggiato il tuo 17° compleanno, ma non lo possono fare su X. Cioè, non posso stabilire o fare riferimento a cose che non so di X, né posso obbligare te a fare scelte, di fatto blindandoti con la costruzione del luogo. Cioè, Ok. non posso, cioè, so che sembra un po' assurdo, ma se non lo scrivo qualcuno lo fa. Cioè, tipo, non posso Sì. dire il barbiere dove ti sei tagliato i tuoi capelli corvini, perché vuol dire che hai capelli corvini e non lo so. Sì, ok. Cioè non puoi sconfinare amichevolmente, neanche amichevolmente su queste cose qua. Ok. No, non puoi assolutamente sconfinare amichevolmente sull'aspetto di X, né sul suo carattere. E per esempio, esempi di luogo sono la casa nella quale ci siamo dati il primo bacio,
Oppure, in questo caso, siccome sappiamo l'età, la casa sul lago nella quale hai festeggiato il tuo 17° compleanno. Ok. So che mi sto dimenticando di dirti qualcosa sui luoghi, ma non è un problema. Vabbè, tanto poi quando ci arrivi lo facciamo, magari mi vengono delle domande e me lo dici, va benissimo. Anche perché Ah, se no i vado luoghi per l'ora possono di essere. informazioni, vabbè, e poi è peggio. Quindi va benissimo così. Mi sembra Cioè, stata fondamentalmente. abbastanza chiara, mi sembra. Cioè, un posto dove succedono i ricordi. Ne dobbiamo creare due e poi come facciamo a iniziare l'atto, effettivamente? Allora, poi dopo l'oblio scegli uno di quei due luoghi e ci Ok, imposta l'atto. Ora che ci penso, questa cosa non l'ho scritta, ma ci ho riflettuto dopo il primo playtest. Fondamentalmente avevo in mente due regole sul creare i luoghi. Un luogo deve essere qualcosa dove ti piacerebbe vedere ambientata una storia d'amore. E se funzionerebbe in un film, funzionerebbe anche qui. Tanto per intenderci, nel primo playtest c'era stato l'autobus 346 per il lago. E allora l'altro giocatore mi fa: sì, ma non è un luogo. Non è un luogo perché sei in viaggio, però in un film potresti ambientarci una scena? Sì, e allora va bene come luogo. Esatto, Sì. È una location in senso cinematografico del termine. cioè non è un luogo fisico. Sì. Che poi comunque un bus è un luogo fisico, secondo me, Sì. però va bene. Ok, ci siamo Però quello era un caso intesi. particolare perché è un luogo in movimento, di fatto. Sì, va bene. Dove sei? Sono in macchina. Ok, non mi hai detto dove Esatto. sono. Non è che magari sono in macchina sull'autostrada, mi hai detto dove sei, torna per me. Però vabbè, ora non stiamo a fare polemiche. Esatto. Vai, andiamo avanti. Ok, dobbiamo mettere Ok. giù un luogo, una testa, Ok. e è chiaro che ti deve piacere vederlo, era la prima regola, tra virgolette, sui luoghi. Ok, e per metterci d'accordo in questi nello schema che hai fatto nel foglio condiviso che abbiamo su Google Doc, quale fogliettino uso? Io uso la seconda, prima colonna, te la seconda, Sì, quindi viceversa. tu usa la prima, io uso la seconda. Perfetto, ok, perfetto. Ok, allora, devo zoomare un pochino perché se no non ci vedo nulla. Luogo primo atto, luogo primo atto. Siamo a Roma. Ancora. Buona. Sant'Angelo di notte. Allora, io ho scritto, dimmi se ti torna, allora, luogo per il primo atto, il ponte di Castel Sant'Angelo in una notte stellata. Figo, io ho scritto il bar dove fanno cappuccino e brioche poco distante dalla scuola. Ok, ho una domanda. Abbiamo scritto ora un luogo a testa e adesso io come oblio devo scegliere uno dei due, ma nell'inizio del secondo atto scriviamo ovviamente, perché questo l'hai già detto, entrambi un luogo a testa e poi quello da scegliere è comunque uno dei due appena scritti o volendo uno può tornare indietro a prendere anche uno degli altri? Allora, questa cosa non era scritta nella versione che ho scritto per i Game Chef, ma ho sempre avuto intenzione di renderli tutti disponibili fino alla fine. Ok, Puoi quindi sempre piano tornare piano si indietro. aggiungono. Cioè, Ok. sì, si aggiungono, non sono esclusivi di quell'atto. Servono lanciare tante buone idee. Ovviamente scegli quella che ti piace di più in quel momento, quella che ti è utile in quel momento, quella che tu decidi essere giusta per quel momento. Ok. Ok. È capitato che un giocatore scegliesse luoghi scritti da altri, anche se ne aveva appena scritto uno, o viceversa. Serve per avere due idee al posto di zero o di una. E non si scrivono Ok. tutti all'inizio, perché sennò, insomma, 10 luoghi così da zero. Anche perché appunto uno poi va a costruire via via, Esatto. aiuto, aiuto, sì. Ok, quindi adesso devo scegliere uno dei due luoghi e Esatto. impostare cosa?
Allora, devi inquadrare la scena, pezzo. Cioè inquadri la scena nel primo atto, cioè devi dire dove si svolge la scena, in questo caso è chiaramente il luogo, però puoi essere più specifico nel senso, così come durante l'atto si può cambiare luogo durante, insomma, mentre si gioca. Okay. La cosa migliore è evitare di essere prolissi, ma essere evocativi. Quando, devi dire precisamente quando, questo è importante perché decide il giorno, quindi sappiamo già che la storia si svolgerà nei 5 giorni successivi e ogni atto seguente sarà ambientato il giorno dopo. Ok, e devo, scusa se la domanda, perché, per capire perché c'è questa cosa del ricordo che è un po' particolare in effetti, e quindi io devo dire com'è che incomincia Claudia a ricordare qualcosa, oppure semplicemente la metto lì in quel luogo a quell'ora e poi vediamo cosa succede. Allora, è utile che lo spieghi così. Fondamentalmente, immaginati Claudia che si è svegliata e va in quel luogo perché fa parte della sua quotidianità, fondamentalmente. Mentre in quel luogo agisce normalmente, o comunque sia normalmente data la premessa, cioè vale a dire sapendo che le manca qualcosa, semplicemente cose normali o straordinarie fino a un certo punto che accadono attorno a lei le fanno scattare dei ricordi. Cioè, immaginati proprio che hai dimenticato qualcosa. E io nell'impostare la scena devo arrivare fino a lì, o in realtà mi fermo moltissimo prima, mi fermo Ti fermi moltissimo prima. prima, ti fermi normalmente. Cioè, Ok, benissimo. tu la giochi. Bene, bene, bene. Ok, ci sono. Penso di esserci. Ok. Ok. Chi deve essere presente obbligatoriamente? Almeno il protagonista. E Almeno il protagonista. poi tutti i PNG che vuoi. Sui PNG. Fondamentalmente puoi dire, non so, ci sono top persone sullo sfondo, oppure puoi già cominciare a introdurli. Se sono personaggi dove non c'è una vera e propria interazione, tipo fermi una persona e chiedi che ore sono, te lo dice, fermo lì. Se invece ci interagisce in maniera significativa, devi scriverlo come PNG. Se lo introduci tu, lo scrivi tu. Se lo introduco io, lo scrivo io. Perfetto. Allora, dammi un attimino per raccogliere le idee. Ci L'ultima sono? cosa che devi Sì. stabilire è cosa sta succedendo nelle immediate, come si dice, proprio all'inizio della scena. Per esempio, il luogo era un parco, sei alla fermata dell'autobus davanti al parco e hai appena perso l'autobus. Questa è una cosa che è appena successa. Oppure incontri Filippo, per fare un caso. Sì. Ok. Di Allora. fatto, quando tu stai impostando la scena, in qualche modo puoi sconfinare amichevolmente su di me, basta che non fai lo stronzo. Cioè, per esempio, puoi dire che sono a una cioccolateria, ho appena ordinato una cioccolata, ma non puoi dire che tipo sono a letto con uno così da zero. Dovresti perlomeno chiedermelo: ti sta bene se ti metto a letto con uno? Chiaro, chiaro. Ok, allora, io prendo il luogo che hai scritto tu, che è il bar dove fanno cappuccino e brioche poco distante dalla scuola, e direi che giochiamo close to home da questo punto di vista. È settembre, la scuola era iniziata da poco ed è tipo la fine della mattinata. Vediamo in distanza la scuola, con gli studenti che stanno uscendo, e dentro il bar da Mario, e già ci metto Mario come PNG perché adesso lo introduco, quindi l'ho scritto. C'è Claudia che sta prendendo un cappuccino e una brioche perché sono le 11 e, come ogni bravo 17enne, è sempre affamata. Giustamente. Ok, mi stavo chiedendo che fine aveva fatto il fogliettino, l'hai spostato. Ok, Sì, è una buono. cosa che non è scritta attualmente nelle regole, è che una volta che hai scelto il luogo, lo sposti sull'atto, cioè sul fogliettino dell'atto. Perfetto. Quindi Torna a sul dire il nostro. luogo di quell'atto è quello. Non ci possono Ok. essere due atti nello stesso luogo, se questa è una domanda che stavi per farmi. No, però no, era per dire,
se qualcuno, per quelli che ci stanno vedendo, sul nostro Google Doc di condiviso, appunto, ci sono i vari foglietti con i luoghi su cui noi scriviamo, e adesso appunto Daniele l'ha preso e l'ha spostato sul fogliettino del primo atto. Infatti ero andato a cercarlo, non so perché, l'avevo perso ed l'ho rivisto, perfetto. Sembra una tavola di Mendeleev. Sì, un pochino ci assomiglia in effetti, anche se poi cambierà. Ok, allora, quindi riprendo il filo, è settembre, vediamo i ragazzi uscire da scuola e vediamo Claudia entrare che è già entrata nel bar da Mario e sta prendendo un cappuccino con un cornetto, e c'è lì accanto Mario che è un 24-25enne, diciamo, un ragazzo che con un sorriso le chiede: beh, allora Claudia, come va? Incominciata bene la scuola quest'anno? Ok, ti dico già alcune cose che dobbiamo fare, va bene? Sì. Allora, siccome hai introdotto un PNG, lo devi completare, vale a dire, devi assicurarti che ci sia scritto il nome, l'identità di genere, l'età, alcune di queste cose le hai già dette, e un dettaglio riguardante quel personaggio. Il dettaglio può essere fisico, ma anche caratteriale. Okay. Perché per i PNG noi non giochiamo per scoprirli. Anzi, dire queste cose ci è utile per giocarli. Ok. Allora, Mario è appunto un ragazzo di 24 anni che lavora al bar e fa un po' il piacione con tutte. Ok, perfetto. In qualunque momento durante il gioco puoi aggiungere altri tratti man mano che emergono. In particolare, se lo riporti in scena, dovresti aggiungere un altro dettaglio. Ok, benissimo, benissimo. Direi che Claudia è leggermente spettinata. Ah, giusto. Preciso anche come si gioca l'atto, così non lo diciamo più. Ok. Allora, semplicemente è free play. Noi giochiamo i personaggi, diciamo cosa pensano, come agiscono. Entrambi possiamo introdurre eventi esterni o PNG. Se introduciamo un PNG, dobbiamo scriverlo. Se c'è un'interazione significativa, cioè se dico che entra il giornalaio e lancia il giornale, va bene non descriverlo, ecco. In qualunque momento, uno di noi può dire: vorrei iniziare un ricordo triste o felice. A quel punto c'è di fatto un flashback, si gioca un'interazione significativa della protagonista, in questo caso Claudia, con la sua relazione con X. Non è necessario che X sia in scena, ma cioè, il classico esempio è: ti ritrovi a casa un mazzo di fiori con la dedica, è un momento felice, ma non c'è X in scena. Però magari comunque un momento felice. Deve esserci però obbligatoriamente Claudia. A quel punto si gioca fino a che il ricordo non è stato esaurito a giudizio di tutti e due. In poche parole, per chiudere il ricordo dobbiamo essere tutti e due d'accordo. Basta che uno dica: ma io la chiuderei qui. E l'altro dice: sì, va bene, oppure andiamo avanti un po'. A quel punto cosa succede? Che l'altro giocatore, questa è una modifica rispetto alla prima versione delle regole, deve necessariamente introdurre l'altro tipo di ricordo più avanti. Cioè, se io per primo introduco un ricordo felice, tu dovrai introdurre quello triste. Viceversa, okay. Se tu introduci prima quello felice, io poi dopo dovrò introdurre quello triste e così via. Non siamo tenuti a dover introdurre un determinato tipo di ricordo. Cioè, io posso introdurre quello felice o quello triste come mi gira. Se ho un'idea, la uso. Okay. Il ricordo si gioca, semplicemente io do là e di fatto sto reimpostando la scena. A quel punto, una volta che si è esaurito il ricordo, ritorniamo nella scena madre, per così dire, continuiamo a giocare fino a che non si palesa anche l'altro ricordo. Quando è palesato anche l'altro ricordo, possiamo, se ha senso, chiudere direttamente l'atto, oppure continuare a giocarlo fino a che non ha senso. Si chiude l'atto quando sono d'accordo tutti e due sul chiuderlo. Ok. Alcune indicazioni su come giocare gli atti, soprattutto per quanto riguarda l'oblio, visto che lo giochi tu, sono tutte robe venute fuori dal primo playtest. Allora, i PNG sono praticamente l'unico strumento che hai, sono il motore delle relazioni, quindi usali, perché sennò dopo il risultato è: sono inutili perché non li hai usati. Ok. Poi cerca di andare a prendere le stilettate, cioè
frasi passivo-aggressive, cose che abbiamo visto prima che ritornano adesso e che fanno capire. Gioca sulla realtà che sta scomparendo ma che in parte rimane. Per esempio, in un angolo si vede una foto, puoi descrivere che quella foto fa vedere Claudia con qualcuno, subito dopo fai vedere che quella foto ha dentro solo Claudia. Sembra che la realtà si stia aggrappando al ricordo di X ma poi svanisce. Cose di questo genere. E poi richiami tra gli altri. Domanda, hai giocato a... cavolo... a... Penny? No, è un gioco per computer di una tipa che riavvolge il tempo. Non è Life is Strange. Life is Strange, esatto. Non ci ho mai giocato. Cioè, ce l'ho tipo, ce l'ho da una vita, ho fatto tipo i primi 3 minuti, poi dopo ho detto, vabbè, lo gioco più avanti perché adesso non ho tempo. Conta che potrebbe essere non ti scordare di me per alcuni aspetti, quindi se è e sono adolescenti, quindi magari sei invogliato a darci un occhio. Perché su Ok. questo tipo di aggancio cinematografico gioca molto, quindi magari ti può interessare. Altre metatecniche sono fare domande, cioè per non stabilire tutto tu, puoi fare domande a me, io ti rispondo da quel momento quella cosa è vera. Questo vale per tutti e due. Un'altra metatecnica è il far vedere il protagonista pensieroso e poi farlo scantare. Cioè tendenzialmente i ricordi saranno momenti nel quale io sarò assorta e poi un buon momento per interromperli è qualcuno che mi dice «Olà, ci sei?» o cose di questo genere. Oppure chiudere sui dettagli. Per esempio, se sto giocando a Scarabeo, si vede che qualcuno mette giù una parola e esclama: Ecco, ce l'ho fatta! Sono 27 punti. Interruzioni molto cinematografiche, tanto per Sì, intenderci. ho capito, ho capito. Bene, bene, bene. Ok, quindi ti ho detto, penso più o meno tutto. Penso che non ci sarà bisogno di aggiungere altro, ma lo vedremo in corsa nel caso. Ok, bene, bene, bene. Ok, allora, Mi aveva ragazzi fatto escono capire la per domanda? scuola, bar, lei sta prendendo un cappuccino con un cornetto, e Mario, il barista che fa un polpaccione con tutto in maniera proprio palesissima, ok? Ci scherza anche un po' su questa cosa. Che appunto le chiede: Ehi Claudia, com'è andato il rientro da scuola? Tutto bene? Praticamente Claudia ha i capelli un po' spettinati, se li tiene su con una mano è mezza assonnata, scuote la testa e i capelli, lo guarda un po' di traverso e gli dice: Diciamo di sì, in realtà è una gran palla, devo già tradurre un sacco di roba per latino, ma chi ha avuto il tempo di fare tutta quella roba? Ne avrò fatta sì e no a metà e poi scuoto la testa. Lui sorride, ah, il latino, siamo a Roma e nessuno lo usa, ci sarà un motivo, no? È una lingua morta, lasciamola morire, dico io, no? Invece, giusto i baccherozzi e voi al liceo continuate a usarla, a che serve? Ah, è quello che diciamo sempre anche noi in classe, ma Rinaldi dice che invece è fondamentale che noi facciamo queste domande proprio perché non sappiamo il latino. Rinaldi è Sì, professore di vabbè. latino, ovviamente. Chiaro, chiaro. Lui fa un sorriso, poi arriva una persona che fa un'ordinazione e si dedica a quella persona. E in quel momento si sente il rumore di un piattino, di quelli da bar, che cade per terra e si spacca in mille pezzi. Io direi che Claudia si gira e apre un po' gli occhi e questo gli fa partire un ricordo felice. Hai tu là, nel senso che stai facendo il reframing della scena. Anche questa no, cosa non c'è scritta nella prima versione ed è da sistemare, però di fatto stai reimpostando la scena riportando con l'incipit del ricordo felice, però ricordo di per sé si gioca. Ok, allora io direi che Di fatto è quasi sempre un dettaglio, una persona, un luogo, un evento che richiama il ricordo.
Ok, io direi che il ricordo sonoro ci fa rivedere, ci siamo sempre, diciamo, cambia per un attimo la tinta sulla fotografia, passa un attimo all'ocra per poi tornare a quello normale, siamo sempre dentro lo stesso bar d'ammario, c'è sempre il rumore di qualche cosa che si rompe cadendo e c'è tipo degli elementi, tipo che ne so, un manifesto di un concerto che sta per avvenire, che ci fa capire che in realtà siamo alla fine del periodo della fine della scuola, l'estate sta per iniziare, quindi è qualche mese fa. Ok. E direi che Claudia sta parlando con un'amica. Ok. Che amica è? Allora, direi che mi stai scaricando il barile. Allora, Un direi pochino che sì, però è no, una cosa che tranquillo. ti chiedo a te perché è amica Tranquillo. tua, Direi quindi voglio che che si tratta di Elena. È in classe con me. Lei ha i capelli neri e fa parte, insomma, le piace atteggiarsi come se facesse parte della sottocultura goth, vagamente, insomma. Ok, è un po' una darkettona, diciamo. Sì, esatto, una derchettona del cazzo, per dirla alla live di vampiri. La Ok. aggiungo come PNG. Ok. Nota che ho scritto Darkettone del cazzo. No. Allora, ricordi soltanto che non puoi dire nulla su X, a parte che ha 17 anni. Esatto, Ok. ok. Fisicamente, in realtà. Cioè, è come se fosse questa sagoma che si muove. Io ti dico, e allora ci andiamo? Sì, certo che ci andiamo, ma te sei pronta oppure no? Oppure verrai con la solita maglietta di sempre e alza un sopracciglio molto eloquente nei tuoi confronti? Allora io le faccio una bella linguaccia e le dico, se non altro la mia maglietta è colorata. Non ti preoccupare, il problema è solo tuo che non sai apprezzare le varie sfumature del nero. Ok. E poi sarebbe per farmi risaltare la pelle, infatti lei è ovviamente pallidissima, non si capisce bene Ok. se è di colorito, cioè di carnagione o di trucco, più probabilmente la seconda. Io le dico, dico, e poi dopo non ti lamentare se non trovi il ragazzo, nessuno ti vuole perché sei strana. Io Ho sono sentito dire. piena di ragazzi che mi cascano ai piedi, è solo che li consumo tutti, sai com'è, un paio di settimane e poi li butto via, sono così sciapi questi 17enni, io voglio una persona seria, insomma, una che mi faccia sentire speciale, invece vengono, mi guardano le tette per un po', poi non sanno cosa fare, insomma, hanno bisogno di più esperienza, ecco. Te invece dovresti darti un po' da fare. Sta arrivando l'estate, insomma, è il momento giusto e sorride. E soprattutto, pensi che al concerto ci sarà? Io in giro di scatto, perché prima insomma stavo un po' vagando con gli occhi mentre lei faceva quella tiritera, e dire che arrossisco e dico, cazzo, spero proprio di sì, ho preso i biglietti per quello, mica per venirci con te, tipo faccio in maniera un po' scherzosamente antipatica. Ma infatti mi sembrava strano ti piacesse quel tipo di musica. Di solito vai a quelle cose noiosissime, piene di computer e cavi e basta. Ora, capisco che ci sono un sacco di ragazzi, però guardano i computer, non guardano te, sappilo. Sai come sono. E comunque, mi dici qualcosa in più di lui? Perché
perché io l'ho visto sempre da lontano e in realtà, ma a me, ora io ho i gusti che ho, però mi sembra un po', come dire, anonimo. È perché non ci hai mai parlato e poi, voglio dire, è bellissimo. Mamma mia, così. Ok, io su questo andrei a chiudere. Ok. Perché sulle bellissimo non c'è bisogno di dire nient'altro, ricordo, a me sembra un ricordo effettivamente felice. Ok, adesso ti tiro il pippone, no scherzo. semplicemente una linea guida per chi dovrà impostare il secondo ricordo è cercare di fare ricordi di intensità simile. Cioè nel senso, se io nel prossimo ricordo metto X che mi accoltella, cioè tu non, certo, dici vabbè, è più pesante quello triste, fa così, diciamo, cercare di stare sullo stesso livello di tono, esatto, no? Quindi di fatto chi lo fa per secondo si dovrebbe a suo giudizio adeguare a quell'estetica. Cioè se nel primo mi accoltella, magari nel secondo mi chiede di sposarlo, non lo so, tanto per intenderci. Ok, vediamo. Ok, allora direi che sto fissando la parete dove c'era la locandina del concerto, uh-huh, e adesso non c'è nulla, c'è semplicemente dello scotch che non è stato tolto del tutto dal muro, come quando si staccano di fretta le locandine, uh-huh, e sembro un po' confusa, mi giro, guardo Mario. E gli chiedo, per caso è già suonata la campanella? Suppongo che da qui si senta, visto che la scuola è vicina. Lui solleva un sopracciglio e ti fa, ma è suonata mezz'ora fa, quando siete usciti, sono le 11:30. Mi sembrava strano che tu avessi ordinato un cappuccino a metà mattinata, però ehi, chi discute le ordinazioni di un cliente? No, è che, scusa, oggi sono un po' fuori fase. Forse è il caso che vada a casa. Quanto ti devo? Sono 1,80 €. Ok. Insomma, glielo, cazzo, sono, cioè, costa poco cappuccino e brioche, 1,80 € faccio cambio volentieri, no? Più o meno alla fine, cioè, ora non so da voi, ma da un cappuccino 1,20 €, una pasta 80 € sarebbero 2 €, non so, avuto un 80, magari il bar davanti agli studenti cala un po' il prezzo sulle paste, sono paste da, po', da 60 invece che da 80, va a sapere. Ok. Sto cercando di sforzarmi per vedere se riesco a immaginarmi un ricordo triste da introdurre di qui a breve. Ok. Ecco, lo pago e poi raccolgo lo zaino per uscire. Fighissimo, mi viene in mente. Direi che esco dal bar, o meglio, sì, da caffetteria, sì, dal bar. E direi che mi giro da un lato, dall'altro, vedo, sono la via, proprio si vede poco distante sulla destra, di fronte, all'edificio vecchio della scuola, e vedo praticamente un ragazzo e una ragazza che stanno parlando e stanno ridendo, e direi che vorrei rievocare un ricordo triste. La scena è molto simile, sono appena uscita dal bar e sto vedendo un ragazzo e una ragazza. Oh cazzo, no, ho sbagliato. Beh no, aspetta, va bene, insomma, sto vedendo un ragazzo e una ragazza che sono in atteggiamento, diciamo, simpatico, stanno charlando, diciamo così. Stanno flirtando. Sì, l'impressione è quella. Okay. Chiaramente uno dei due X. Ok. No, perché qual era l'errore? Non posso dire il genere di X, però mettendo un ragazzo e una ragazza, voglio dire, insomma. Ok. Non si sa, sì, anche se, ecco, qui domanda, ma io per esempio prima mi sono riferito a X come un lui.
Allora, è vero. L'italiano ha questa cosa che a un certo punto nel parlare il genere delle persone ce lo devi mettere. Forse in inglese sarebbe più facile stare Esatto, sul esatto. Allora, generico. tendenzialmente, a differenza della prima versione del manuale, X, fino a che non si stabilisce, ci si riferisce sempre al maschile. Alla protagonista, vabbè, nel testo del manuale sarà al femminile, attualmente è al contrario. Ma c'è una buona ragione che magari ti spiego dopo. Va bene. Diciamo che quando, se stabilisci il sesso di X, lo devi far vedere in maniera abbastanza netta, nel senso che, cioè, lo ribadisci più volte e ti assicuri che passi, insomma. Bene, Tendenzialmente, per come è adesso il gioco, non lo puoi ancora fare perché lo stabilisci alla fine dell'atto il dettaglio di X. Quindi, di bene. fatto, dobbiamo stare sul vago sulle due persone. È più importante quello che fanno rispetto a chi è veramente X dei due. Perché non me lo ricordo ancora questo problema. Me lo ricordo Sì, dopo. benissimo. Infatti, ma ho chiesto proprio perché mi era venuto questo dubbio qui di comprensione. Bene. Io direi che ho in mano la versione, quella in A5 della locandina del concerto, e avevo il sorriso stampato sulle labbra fino appena prima di uscire. Ma adesso sono girato in quella direzione e si vede palesemente che sto stringendo il volantino in maniera nervosa, proprio col pugno. E non ho più un sorriso in faccia, proprio mi si storce la bocca e quasi mostro i denti e sono palesemente nervosa. Direi che scuoto la testa, butto per terra il volantino, lo calpesto e vado in direzione opposta, nervosa e spedita. Allora, abbiamo detto che c'è Elena, c'è Mario, dovrei tenere la via. Ok, un secondo, devo pensare. Tranquillo. Allora, casomai te lo stessi chiedendo, il ricordo può essere anche totalmente narrato, dipende dai casi, ecco, a volte ha senso interagire, a volte ha senso narrarlo e basta. È un po' una fall of magicata questa. Sì, ma infatti in realtà boh, per me potrebbe andare bene anche chiudere la scena qui, in realtà. Sembra già abbastanza in tono con quella precedente, tra l'altro. Andare a se il personaggio te dici che Claudia va via, io, di andare a inserirci altre roba dopo e far succedere altre cose altrove, mi sembrerebbe fuori luogo. È totalmente a tuo giudizio. La scena e il ricordo non si può chiudere se non siamo entrambi d'accordo. Per cui. Io dico che secondo me si potrebbe chiudere qui. Ok. Stavo. Tornerei brevemente alla scena madre. Dico che appunto stavo per uscire. Mi blocco un secondo, come se stessi guardando qualcosa. Poi scuoto la testa e vado verso la fermata dell'autobus. Ok, e con questo andiamo a chiudere l'atto, quindi. Perfetto. Io sarei d'accordo su chiuderlo qui. A questo punto dobbiamo fare alcune cose. Ah, ti dico brevemente la cosa sul genere. Allora, fondamentalmente è che uno dei recensori mi ha detto che facevo un po' fatica a seguire il personaggio e il ruolo, cioè la memoria, il protagonista, l'oblio X. Perché nel regolamento di fatto oblio è maschile, è memoria è femminile, però protagonista l'ho messo maschile e X l'ho messo femminile. Allora ho pensato, siccome protagonista è gender fluid, tra virgolette, neutro, e anche X, semplicemente sposto il genere sul ruolo in modo tale che così, cioè, sia proprio netto. Sia più comprensibile e chiaro, E ti dico anche di certo. più, ho intenzione di fare questa cosa a livello di chiarezza. Voglio mettere, come in tutti gli esempi di gioco, un giocatore maschio che gioca X, che fa un personaggio maschile alla fine, e un personaggio che gioca la memoria, o meglio, un giocatore che gioca la memoria, che è una donna nella vita reale, che gioca un personaggio femminile, e magari metto i nomi con le iniziali uguali. Proprio il massimo della chiarezza.
Chiaro, 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 perché poi con il fatto che ci sono personaggi che esistono o non esistono, la cosa può diventare un po' poco comprensibile, però così, Assolutamente. facendo così sicuramente è più chiaro. Però Ok. attualmente non è così. Mi sono siccome qualcuno mi ha fatto notare la cosa, ho deciso di correre ai ripari. Non l'ho ancora fatto, ma lo farò. Vabbè, d'altra parte ci sono tante cose da fare nella Esatto. vita. Ok, a questo punto quindi devo appuntarmi un dettaglio dei quattro sulla scheda del DX e non lo devo rilevare e io in Esatto. questo caso lo sto scrivendo sul mio fogliolino e Semplicemente dovrai farlo vedere nella nel prossimo atto. successive lo dovrò rendere palese, diciamo. Esatto. Notate che io, per esempio, qui ho fatto leva sui miei capelli. Anch'io devo in ogni atto far vedere qualcosa di me, in modo tale che il personaggio sia consistente non soltanto all'inizio, ma anche proprio durante il gioco. Ok. Allora, ok. Allora, mi scrivo questa cosa qui. Ci penso un secondo. Ok. Allora, siccome comunque lo scrivo anche nel foglio condiviso, se non ci guardi per un No, io in attimo. questo momento ho un'inquadratura che taglia nettamente la parte alta della tua scheda, per cui non posso vederlo. Ok, quindi posso andare a scrivere tranquillamente. Ecco. Allora, dov'è? Eccoci qua. Ok, ci sono, ho Ok, a questo punto. selezionato, quindi puoi muoverti sullo schermo come ti pare. Perfetto. Allora, a questo punto devi andare sul ricordo felice del primo atto e riassumere brevemente il ricordo proprio in una frase. Ok, Questo è un segnacolo e poi servirà anche sul finale. Ok, quindi te lo scrivi in basso e io lo devo fare uguale in alto, per crocifiglio due schede di Esatto, foglietti. esatto. Adesso ti faccio un esempio. Ok, quindi scrivi il tuo così fai l'esempio e poi faccio il mio. Molto brevemente, ho visto X flirtare con un altro A fuori da scuola. Ok, e io quindi potrei scrivere un qualcosa del. Ho fatto di tutto per andare al concerto dove sarebbe stato X. Se mi scrive, così. Perché purtroppo mi ero dimenticato di questo errore, avevo messo l'inchiostro pari al colore del cartellino, per cui Ops, no, ho sbagliato. Allora, dove è il colore bordo? Colore testo, dicevo. Nero, ok, qua ci sono. Ho fatto di tutto per andare al concerto dove sarebbe stato X. E Ok. ovviamente lo sponsor ufficiale del gioco è il buon Ligabue perché questo è vivo, morto o X, giustamente. Esatto. Ho scelto X semplicemente perché è il nome che si dà ai bambini che devono ancora nascere oppure negli alberi genealogici, quando non sai se uno Sì, come si chiamava. chiaro, 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 chiaro. Infatti. Bene, bene. Ok, a questo punto io devo fare una scelta. Devo uccidere se in questo caso specifico. Voglio, cioè per me pesa di più come bilancio il ricordo felice o quello triste? Nella prima versione del regolamento c'era scritto che
avrei dimenticato questa cosa, ma in realtà era di fatto un errore concettuale nel design del gioco, non ha senso spiegarlo così. È semplicemente, mettendo i due ricordi vicino, quale secondo te pesa di più? E la mia scelta questa volta ricade sul ricordo felice. Ok. La cosa che ti ho detto prima di cercare di fare ricordi di intensità simile è perché sennò per forza di cose uno sceglie sempre un ricordo triste. Già c'è una tendenza, dipende molto dalla sensibilità delle persone, ma già c'è una tendenza a far pesare di più le cose tristi. In parte questa cosa mi sta bene, però in parte no, e stavolta io decido invece di far pesare quello felice. Ok. E quindi prendo un segnalino memoria, che è il segnalino bianco. E lo metto vicino alla mia scheda. Serviranno nel finale questi. Ah, ok, bene, bene, ho capito, sì, ok. Attualmente non saranno un cazzo. Non è vero, cioè, tanto lo vedremo. Basta Dai, quando poi sapere ci arriviamo. che occorre fare C'è un questo. segnalino lì e quindi c'è un ricordo positivo che ha pesato di più del negativo. Esatto, vuol dire che Ok. in questa circostanza per me il ricordo felice è stato Felice. più felice di quanto ricordo triste sia stato triste. Sì, il predominante è stato quello felice, ok. Ok. È una cosa che va totalmente a giudizio della memoria, a suo puro gusto morale, estetico, etico, quello che vuole. Ok. Ovviamente, se scegli segnalini in memoria, alla fine del gioco sarà più facile che voglia ricordare X. Il suo personaggio. Chiaro, ha senso torna. Ok. Ok, Bene. allora andiamo avanti. Di fatto abbiamo visto come si gioca, abbiamo altri quattro atti così. E Ok. alla fine del quinto atto c'è una procedura leggermente diversa per il finale. Ok, va bene. Esatto. Ok, sono le Quindi... 18:49, secondo me ce la facciamo a fare il secondo atto almeno. Ok, sì, anche perché adesso avendo spiegato le cose si va più Esatto. rapidi. Se tu hai Domanda. domande, ovviamente me le fai. Infatti la domanda è che ti volevo fare, ma fra un atto e l'altro c'è un qualche cosa che cambia sul fatto chi sceglie cosa e chi imposta chi, o è Sì. sempre l'oblio che sceglie? Perché almeno nella prima versione mi ricordavo che c'era un qualche cosa del genere, però non mi Sì. ricordo il Allora, dettaglio. c'è una cosa del genere ed è che se hai scelto, se la memoria ha scelto di ricordare, se ha scelto il segnalino memoria, il prossimo atto lo imposta lei perché sta ricordando e quindi diciamo che può dare là. Se Ok. invece ha scelto un segnalino oblio, invece lo imposta l'oblio. Ok, quindi hai scelto un segnalino memoria, quindi Quindi lo adesso imposto io. scriviamo due luoghi e te fra tutti i luoghi rimasti ne scegli uno per impostare la scena, giusto? Esatto. Sono fortissimo, ho capito tutto. Vai, allora facciamo i due luoghi, giusto? Sì. Bene. Allora, io ho scritto il laboratorio di musica della scuola durante le attività pomeridiane. Ma questa, cioè, l'hai fatto apposta, no? Perché l'ho fatto apposta, che Perché senso? io avrei storie da raccontare. No, no, è proprio. Tra l'altro mi è capitato di raccontarle anche di recente.
Ma va bene, siamo su questa cosa. Allora, siccome è telefonata, io lo scelgo. Okay. Diciamo per il pubblico anche qual era l'altro foglietto allora, nuovamente disponibile. Io ho scritto la biblioteca civica con l'area under 18 appena inaugurata. Ok. Prima avevo scritto solo la biblioteca civica, ma mi sembrava poco espressiva, insomma, almeno così ha qualcosa di caratteristico. Ok. Ovviamente scelgo il laboratorio di musica della scuola durante le attività pomeridiane, come ho appena detto, e sposto il luogo sul secondo atto. Ok, il post-it allora, sul secondo atto, perfetto. Allora... direi che... appunto, è il pomeriggio del giorno dopo. Questa è facile. Saranno, non lo so, okay, le 3 di pomeriggio. Immagino che tipo duri dalle 2 alle 4, una cosa del genere. E praticamente siamo in quest'aula, ci sono gli sgabelli, Claudia in braccio ha una chitarra acustica, ci sono, non so, in tutto saremo una dozzina, secondo me. Ovviamente c'è Elena. Che strumento suona Elena? Brava. Elena suona il violoncello. Minchia, porca miseria. Ovviamente ne ha la versione minimal elettrica, e quindi ha la sagoma, il pick up elettrico e l'impugnatura, però è un violoncello. È una cosa hipsterissima, ma anche molto bella. È bacchettona, molto metal. Ah, questo è vero. E allora, mettiamoci dentro almeno un altro PNG. Direi che c'è anche Luca. Luca è in quinta. No, sono 17 anni. Beh, dipende da... Facciamo che ha 18 anni, è un po' più grande. Ed è un uomo, ovviamente. E la particolarità di Luca è che è estremamente simpatico. Ok. Proprio... ok, simpatico. Non so, ha un livello da Salvini a Fabio De Luigi, è Fabio De Luigi. Non ho presente che sia Fabio De Luigi, però ci credo. Ok, ormai ho rinunciato alla televisione da un po' di tempo, vivo solo con Netflix, quindi Fabio De Luigi su Netflix non c'è ancora. Magari ci sarà, però ancora non c'è. E... okay. Allora, sì, c'è Luca che... Facciamo che suona anche lui la chitarra, va. Perché i chitarristi vanno sempre per la maggiore. Sì, chiaro. E praticamente direi che siamo in classe da una decina di minuti, quindi saranno, non so, le 3:10. E il professore non è ancora arrivato, tant'è che c'è un po' di schiamazzo... alcuni che evidentemente non volevano stare lì dicono: ah, speriamo che non venga, così torniamo tutti a casa. Qualcun altro sta dicendo: che cazzo dici, ci tocca rimanere qui fino alle 4. Qualcun altro invece è dispiaciuto perché vuole veramente fare il corso di musica, per cui c'è questo brusio. E oserei dire che nel frattempo Claudia sta, cioè, proprio allegio con sopra lo spartito e sta sistemando alcune cose, tipo con la matita sta segnando qualcosa. Non lo so perché io sono ignorante musicalmente, scusatemi, faccio schifo. È lì che fa dei segni sullo spartito, prende degli appunti. Mi devo scusare un attimo che ho una telefonata in arrivo. Tranquillo. Allora, rispondo con un messaggio. Aspetta.
puoi anche Vediamo. mettere, puoi anche chiudere. Ok, no, no, vai, fatto, lo vediamo fra poco. Ok. Va bene, allora. E nel frattempo, insomma, questo è quello che sta succedendo. Ok. Ho dato troppo poco. No, 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 direi che la cosa c'è. Ok, allora, nel brusio io direi che Ricordati di far Elena. vedere il tratto di X nei ricordi, lo dico che non Sì, si. sì, 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 sì. Elena è tipo che appena attaccato il suo violoncello elettrico a un piccolo amplificatore che è accanto alla sedia, si mette diciamo, a suonare la melodia di una canzone tipo dei Nine Inch Nails, un gruppo di questi qua, una traccia un po' melodica, magari potrebbe essere la voce o qualche altra cosa, diciamo, come genere, una cosa del genere, una cosa così. E direi che su questo parte un ricordo triste. Ah, mi fai dubito subito al dunque. Va bene, va Sì, bene. sì, 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 sì. E perché la melodia è quella di uno dei gruppi del concerto. E quindi dico che è momento, diciamo, è un locale un po' grande, ok, non a Ah, livello di aspetta un palazzo. secondo, aspetta un secondo. Il ricordo deve essere nel luogo dove richiami il ricordo, cioè il luogo è lo stesso. Vero. È vero, il luogo è lo stesso. Colpa Sì. mia, l'ho Allora, o anche scordato. per intenderci, questa cosa, cioè se è tipo il corso di musica, può anche essere fuori dall'aula, nei bagni, mentre stiamo per andare al corso di musica, chiusi Sì. nell'armadio per fare uno scherzo al professore, però deve essere più o meno lì o nelle sue vicinanze. Ok. Alla luce di questo, vuoi, Alla nel luce di senso. questo, no, alla luce di questo dico che Perché il punto è sono e che. che è sempre la stessa musica, ok, io mi riallaccio sempre diciamo, allo stimolo sonoro e con vestiti differenti, luce un pochino più ambrata il tramonto, un po' di persone stanno andando via dalla classe e Elena che fa a Claudia, dai, come fa a non piacerti una canzone che ha questa melodia qua, no? Ma sentila e appunto gliela suona. Dai, vienici al concerto, no? Giusto, stiamo indietro nel tempo. Io dico, sai, non lo so perché verrei soltanto insomma, per farti compagnia. Non è proprio il mio genere di musica. Va bene che non è proprio il tuo genere di musica, però lo sai anche di chi è il genere di musica e ti fa un piccolo occhiolino e ti indica facendoti un cenno dall'altra parte della stanza, c'è X. E vediamo che sta portando una maglietta nera. Con sulla schiena la maglietta del gruppo il nome del gruppo di cui sta suonando, lei sta suonando la canzone e tipo il tour di l'anno prima. Ok, sono il gruppo di nuovo in tour e dice: sono sicura che non si perderà anche questo concerto, questo tour già fatto quello dell'anno scorso. Vuoi che si perda quest'anno? Gli serve un'altra maglietta da sfoggiare con cui Io essere così affascinante. oserei dire che mi si accendono gli occhi acerbiato, o meglio acerbiata. Ah, Ok. i miei bellissimi occhi verdi si accendono acerbiata e cioè arrossisco
mi giro verso Elena e dico: quanto hai detto che viene il biglietto? No, viene solo 25 euro, non è tantissimo, è un gruppo abbastanza famoso, però fa tante date, quindi i biglietti sono a buon mercato. Ok. Allora le dico, va bene, allora vengo. E io aggiungerei sì? che in quel momento sentiamo una risata di X, perché piano piano la gente sta andando via, quindi c'è sempre un pochino più silenzio, sì? E in questo momento Claudia ha finito un po' di suonare, e X dice un qualcosa del tipo: no, ma dai, la gente che fa finta di interessarsi alla musica solo per rimorchiare mi fa un po' pena. Cioè, se non te ne frega niente, non te ne frega niente. Questa è la stilettata. Bravo. Io direi che fondamentalmente sbianco un attimo. Claudia anche rimane un attimo così, arrossisce anche lei, perché quando un po' te l'ha proposto, cioè un po' te l'ha proposto lei. E io le dico, non è che mi presteresti un CD di questo gruppo? Certo, ma diceva così per dire, eh. Poi sono sicuro che i tuoi occhi lo conquisteranno subito. Però si impappina un po' con le parole. Io... Pronto, Daniele, sei un po' Ok. saltato un attimo. Ok. Cosa ti sei perso? Pronto? Io, ok, ora ti risento. Io ho detto, sono rimasto al punto in cui Elena ti ha detto, poi i tuoi occhi lo conquisteranno, e poi non ho sentito se hai detto una risposta oppure no, okay, perché no, sono stato stavo metallico. cominciando a formulare, non ho detto nulla, semplicemente direi che le dico in maniera, insomma, scherzosa, adulatrice. E le faccio una linguaccia. Ok, e per me il ricordo potrebbe finire anche qui, volendo. Sì, finiamolo qui. Ok, torniamo alla scena madre. Io mi giro verso Elena. Si vede quasi come se, cioè, faccio una strana espressione, stringo un po' gli occhi come se mi desse da pensare quella musica, come se mi ricordasse qualcosa. E le dico: che canzone è questa? Mi sembra di averla già sentita. Ok, ho riconnesso un paio di cose. Sì. Lei ti fa: ma è una canzone di un concerto a cui sono andata dopo la fine della scuola. Ti ricordi, ho detto anche se volevi venire, però alla fine non è un genere di musica che ti piaceva, quindi spendere tutti quei soldi per il biglietto per un gruppo che non ti interessa non ne valeva la pena, in effetti. Tu hai chiamato Ricordo Felice giusto prima? Ok. No, era un ricordo triste. Era un ricordo triste. Ah, sì, ok. No, perché appunto stavo cercando di Sì, no, perché collegare. era un po' borderline per certi versi, Sì, però in sì, sì. realtà era un ricordo triste. Ok, siamo sottili. Va bene, andiamo avanti. Praticamente direi che si fa sotto Luca e dice: sì, per la precisione è oddio, non lo so, Broken Wings dei Dark Horse of Death, tipo. esatto, dei Dark Horse of Death. Ok, sì. E io mi giro, lo guardo. Faccio uno sguardo interrogativo come se dovesse interessarmi qualcosa. Ho cercato di buttare dentro Luca perché sennò mi dispiace che non ci sia. Sì, ma infatti. E dico:
Forse li ho già sentiti da qualche parte, però non ho nessun disco. Se vuoi te lo posso prestare io, non c'è problema. Tanto, anzi, guarda, me ne sono scaricati l'altro giorno da Spotify, ti posso mandare gli MP3 sul telefono. Se mi dai il numero, te li mando su WhatsApp. Ah, sì, certo, perché no? Dammi il cellulare, glielo scrivo io il numero. Sì. E chiamo Riccardo Felice. Ok. Questa è l'altra metatecnica, il ricalcare le situazioni. Praticamente riprendo esattamente da dove eravamo prima. X ha sentito che ho chiesto il CD a Elena. E sento una voce alle mie spalle. Se vuoi te lo posso prestare io il CD. Tipo io ovviamente riconosco la voce e arrossisco tremendamente. Tipo ci metto 2 buoni secondi prima di girare Ok, e guardo X. Negli occhi. X, Sì, ok, e negli X occhi guardo, sì. Poi abbasso di colpo e guardo solo la maglietta dei Dark Horse of Death, adesso lo sappiamo. Sappiamo, esatto. E dico, saresti davvero così gentile? Lui fa, ma certo. È bello quando qualcuno si interessa a musica che non conosce, è sempre una cosa importante allargare i propri orizzonti musicali, non credi? Vabbè, lo faccio solo perché è un teen drama. E dico, sì, certo, e poi è un genere che mi interessa tantissimo. C'è questa vena un po' comica. Esatto, Vabbè, ma se è un teen drama c'è sempre una vena un po' comica esatto. insita, cioè c'è Styles che è una trama comica da solo in Teen Wolf, quindi Assolutamente. benissimo. E poi dopo aggiungo... Sai, ho appena deciso di accompagnare Elena al concerto. Ah, allora fai bene ascoltare il disco, giustamente. Mi è capitato anche a me di accompagnare un paio di volte un paio di amici a dei concerti di gruppi che non conoscevo e effettivamente ascoltarsi un po' la musica prima te la fa per prendere bene. Poi è chiaro, lì uno ci va anche un po' per pogare perché insomma c'è anche uno si deve lasciare un po' andare in certe situazioni, no? E sorride. Ah, sì, certo, ovviamente io non è che... cioè sto facendo quella che sorride e annuisce. Ok, dai, allora senti, facciamo una cosa, ti mando il mio link su Spotify così ti passo poi le canzoni. Che dici? Sì, sarebbe bellissimo, ma ce l'hai il mio numero? Guarda, prende tipo un fogliettino e ti scrive tipo un nome utente, ok, per Spotify. Vai, chiedimi l'amicizia così poi. Ti mando le canzoni e chattiamo. Mi dici cosa ne Perfetto. pensi? Certo, volentieri, va benissimo. E tipo, prendo il foglietto e io la chiuderei anche qui. Ok, Sì, direi perfetto. Direi che anch'io. riprendo. NB, io mi sto inventando delle cose su Spotify, magari non funziona così, non ho più pallida idea, ma chi se ne frega. Guarda, me lo stavo chiedendo anch'io, ma chi se ne frega? Non mi risulti che si possa chattare, ma puoi aggiungere le persone come amici, puoi condividere le playlist, si possono aggiungere, Una eccetera. roba del genere, qualcosa sicuramente Sì, sì. dai, magari tra qualche mese metterò la chat su Spotify. No, è che mi sono reso conto che siccome noi siamo vecchi, c'è la cosa del ti presto il CD o te lo faccio perché magari te lo masterizzo io, ma i Hai ragazzini di ragione. oggi col cazzo che hanno i Sì, CD, no. sanno una sera che so i CD loro. Allora, ascolta, se io fossi un fan dei Dark Horse of Death avrei il vinile e non lo presterei, però siccome qui si parla di rimorchiaggio, lo presterei a una ragazza. Esatto, non capito. Così poi dopo c'è la scusa di andarlo a prendere. Vabbè, comunque. Ma così c'è la scusa della chat, capito? No, no, Capito? ma la chat è molto... Avevo capito quello che stavi facendo. Ok.
sì, giusto, la scena, direi che semplicemente do in mano il cellulare a Luca, e poi dopo mi blocco un secondo, come se tipo mi chiedessi, ma che cazzo sto facendo? Rimango un po' imbambolata. Secondo me Elena mi dice qualcosa. Ok, Elena ti fa ok, ti guarda un po' stupita perché Lu, no, com'è che si chiama? Luca. Luca, sì, ok, Luca è chiaramente nella friend zone per quanto la riguarda e Cioè, per quello che quindi riguarda lei. per quanto riguarda Elena, esatto, e quindi automaticamente dovrebbe stare nella friend zone di chiunque. E quindi un po' stupita e gli fa: beh, sì, comunque se vuoi ce l'ho anch'io il disco e gli MP3 di quel gruppo, te li posso passare io senza problemi se vuoi. Io guardo Elena e le faccio. Vabbè, ma ha detto che me li passa lui. Sì, va bene. E direi che Luca in questo guarda un attimo su e giù come per dire ho fatto una cazzata oppure no, e poi fa: no, ma tranquilla, cioè non è che ci stavo provando, che è un gruppo che mi piace, magari gli fa piacere sentirlo anche a te, tutto qua. Io butto un mezzo sorriso e dico: tranquilla, tanto non sono impegnata. Ma tipo, non termino la frase. E scuoto la testa e dico: ah, non ti preoccupare. E tipo, direi che torno a sedermi un po' spaesata. E in quel momento entra il professore. E Vedete un po' di tagliamo la ritardo, ma scena. arriva e chiudiamo la scena. E tagliamo la scena. Fantastico. Ottimo, ottimo. Ok. Fine del secondo atto. Fine del secondo atto, quindi ora devi scegliere. Dobbiamo prima scrivere i due ricordi. Sì, Con prima. ciascuno quello che ha fatto, quindi io devo scrivere quello felice in rosa e te quello triste in. Poi, No, no, in il realtà no. contrario. Sì. Tu Ok, no, io devo scrivere quello che quello era. triste, io quello felice. Esatto. Ricordati che il colore è cambiato. Allora. Ok, infatti. Quindi il mio era il ricordo triste. Azionismo, solo citazionismo. No, questa cosa del colore mi sta mandando un po' fuori di testa, ok. Tranquillo, già che ci sono, No, sai cosa no, faccio? Ti sistemo quelli dopo, così non c'è più casino, perché ci metto 3 secondi a farlo. sì, ora mi sono Io. interessata a un gruppo di cui non me ne frega nulla pur di incontrarlo. E l'ho messo nel rosa. Sì, sarebbe il rosso, sono i ricordi Sarebbe tristi, rosso, sarebbe blu ricordo invece sono i triste. ricordi felici. Ok. Io invece, allora, io ho scritto X mi ha chiesto l'amicizia su Spotify per chattare assieme e parlare di gruppi horse metal. È una battuta, ovviamente. Sì. Mi sono interessata ad un gruppo, e quello triste è, mi sono interessata ad un gruppo di cui non me ne frega nulla pur di incontrarlo. Ok, a questo punto proprio. Diciamo la procedura è: io devo scegliere quale pesa di più per me e io scelgo ancora quello felice. Io. Invece Loris aveva scelto tutti quelli tristi. E a questo punto tu scegli un altro dettaglio di X. Guardati, è sempre fisico, non me lo devi dire, devi solo scriverlo e farlo vedere nel prossimo atto. Ok. Allora.
Io sto andando ora a scrivere sul foglio. Tranquillo. Aia. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Facciamo anche questo. Devo fare un po' più piccolo perché sennò poi non ci si vede nulla. Sì, vai, fatto. Ok, stavo portandomi avanti scrivendo il luogo per il terzo atto. Allora, mi stavo chiedendo giusto una cosa, se vogliamo fare pausa cena adesso o dopo il terzo atto. Allora, a questo punto a me farebbe comodo farla adesso, perché così ne approfitto per richiamare la persona che mi ha chiamato prima al telefono, fare cena e ci rivediamo, diamoci un'ora, a parte poi ci sentiamo via Telegram, okay. Insomma. Esatto. Allora, esatto, stavo scrivendo il luogo, ma poi dopo mi è venuto in mente che ti avevano chiamato, per cui ho pensato, ok, per me va benissimo, teoricamente con i tempi siamo dentro. Anche perché sta scorrendo abbastanza agevolmente, sì. Da un certo punto di vista siamo praticamente a metà. Sì, diciamo che a metà del... Tanto che all'inizio abbiamo impiegato molto tempo per spiegare le cose e tutto il resto. Sì, esatto, su questo hai pienamente ragione. Il finale è un pochettino più elaborato, come ovviamente sai perché hai letto il gioco, ma insomma non va neanche troppo lungo, però magari un po' di tempo per la chiacchierata finale, ma insomma dovremmo essere a buon punto. Allora, l'unica cosa... cioè, ricordiamoci che quando iniziamo un nuovo atto dovremmo già, cioè sarebbe bello che arrivassimo con un'idea per il luogo già pronta, così non ci mettiamo tanto tempo a pensarlo. Sì, ok, ma buono. Okay. Sì, sì, sì. Siccome okay. Scelto di ricordare, toccherà di nuovo a me impostare. Sì. E va bene così, insomma. Quindi per il momento chiudiamo, questa è la prima parte, ci aggiorniamo per la seconda dopo. Perfetto. Lo dico allo spettatore che abbiamo. Ok, sì. A più tardi allora. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.